Eccoci qui ragazzi nella rubrica scommettiamo che le prendiamo. Allora andiamo direttamente su domenica e questa volta ho preso in evidenza il campionato italiano cercando delle sorprese, quindi attenzione alla schedina che vado a proporvi. Allora Atalanta Cremonese sembra un uno chiaramente scontato, non dico di no, però vedo il gol della Cremonese a Bergamo. La Cremonese è una squadra che gioca, il suo gollettino lo fa, li ha fatti, escluso della partita casalinga dell'ultima volta dove è finito 0-0, ma sfruttando gli spazi può andare a segno. Quindi gol della Cremonese, a prescindere dal risultato. Bologna-Fiorentina, sfruttiamo il fatto che la Fiorentina esce dalla partita europea e che il Bologna cambia l'allenatore. 1x. Lecce-Monza, qui mi prendo un grosso rischio. x2. Cerchiamo il Monza che cerca di andare a fare i suoi primi punti a Lecce. È una grossa sorpresa, lo dico assolutamente, però x2. Sassuolo-Udinese invece è partita aperta, gol, e poi possiamo andare a giocare potenzialmente due fisse, la Juventus e la Lazio. La Juventus oserei anche col Juventus 1+1.5, quindi che vinca in una partita che ci siano due gol. Quindi se la Juve vince 2-0, 2-1 in su, ok? Quindi 1,5 nella partita e 1 della vittoria. Lazio-Verona, prendiamoci questo 1 fisso, la quota è ottima, anche se è vero che ha giocato in Europa, però mi sembra che in questo momento tra le due compagini ci sia un grosso divario. Quindi per oggi è tutto, mi raccomando, scommettiamo che la prendiamo, la schedina vincente ce l'abbiamo. Ciao ragazzi!